Benvenuti amici di Android Blog. Motorola si conferma sempre più leader del mercato low cost Android e questo Moto E non fa eccezione. 129€ per uno smartphone davvero ottimo in rapporto alla fascia di mercato in cui si colloca. Andiamo a scoprire il perché. Eccoci dunque in compagnia di un altro ottimo entry level di Motorola. E vi invito ad andare a vedere l'unboxing per tutto ciò che riguarda le caratteristiche tecniche e le dimensioni, caratteristiche al quale aggiungo la presenza di 1 GB di RAM, cosa che avevo trascurato di dire nell'unboxing. E adesso vi parlo anche un po' di ergonomia di questo smartphone. 4.3 pollici, facile raggiungere ogni angolo del display anche per chi ha mani piccole come le mie, e ottimo il grip dato dalla cover posteriore opaca che patisce anche poco le ditate, e ottima la presenza dell'altoparlante frontale, poi lo andremo a sentire, che evita andare ad attenuare i suoni quando lo appoggiamo in qualche superficie, su qualche superficie assorbente. Parliamo ora di autonomia. Ecco, la batteria diciamo che più che soddisfacente, ci porta dopo cena con un uso intenso, comunque sia in linea con gli ultimi smartphone che hanno incrementato molto l'autonomia e che comunque ci permette un uso a tutto tondo grazie anche al display poco risoluto e al processore relativamente poco potente. Ma proprio di display parliamo, andiamo ad avviare la nostra applicazione di test. Io intanto vi avvicino il display alla camera per farvi vedere la densità dei pixel, che non è altissima, ma nonostante ciò non crea problemi nella visibilità di testi piccoli, perché comunque le dimensioni dello schermo fanno sì che i PPI siano abbastanza alti. Andiamo a vedere come riproduce i colori. Alziamo la luminosità al massimo, luminosità che tra l'altro è davvero molto elevata, e il sensore di luminosità funziona bene e non vi sono problemi per la visione durante con il sole a picco. Neri che sono assolutamente buoni per essere un IPS, potete vederlo nonostante i riflessi della stanza. Quindi insomma, un display che per essere un terminale di una fascia di prezzo che si aggira sui 120€ è davvero un'ottima unità, pur non essendo in HD come gli ultimi modelli usciti. Per quanto riguarda la parte telefonica, altra ottima caratteristica di questo Motorola Moto E. Andiamo ad aprire il dialer, ricerca rapida presente in rubrica, chiamiamo il 119 e attiviamo il viva voce per sentire come si sente. Volume al massimo. Benvenuto nel servizio clienti Team, la chiamata è gratuita. Allora, audio potente, assolutamente buona la riproduzione della gamma sonora, ricezione nella media, medio-alta diciamo. Per quanto riguarda invece la capsula auricolare, è assolutamente quasi da fisso, promossa a pieni voti la parte telefonica di questo Motorola. Alziamo un attimino la luminosità per permettere di vedere tutti un pochino meglio i colori del display, e vi parlo di SMS. Apriamo gli SMS, client mail stock di Android, tastiera stock di Android molto veloce. Funziona bene il correttore automatico che va a correggere i miei errori, c'è lo swipe e sì, ci sposta senza nessun problema, non abbiamo problemi di velocità nonostante la bassa potenza, ed è davvero molto buono il feed della vibrazione, segno che il motorino che hanno montato è assolutamente di alta qualità. Dagli SMS chiudiamo e parliamo di email, client mail di Android 4.4, quindi davvero ottimo. Apriamo un'email in HTML per farvi vedere, facciamo un mostra immagini per farvi vedere come vi sia comunque il pinch out. Ecco fatto, vedete, riusciamo a vedere bene tutta l'email, mail che si può anche cancellare con le classiche gesture inserite proprio nell'ultima versione di Android. Dalle mail passiamo al browser web, c'è Chrome preinstallato di serie, andiamo ad aprire il nostro sito. Ecco fatto, vediamo i tempi di caricamento.
Tra l'altro con lo sfondo bianco adesso dobbiamo abbassare ancora un attimo la luminosità perché sennò si scurisce tutta l'immagine. Vedete, molto veloce l'apertura del nostro sito, molto veloce anche i movimenti nella pagina. Andiamo ad aprire una nuova news se riusciamo. Vediamo un po'. Ecco fatto. Andiamo in fondo, aspettiamo che si carichi il programma per i commenti. Discus. Ok, vediamo dov'è. Vedete, Chrome ultimamente ha questo piccolo bug della velocità di caricamento che non viene ben rappresentata. Ok, si è aperto, proviamo a scrivere qualcosa nel campo di testo. Vedete, si è adattato, si è alzata la finestra di testo. Allora, un po' più di lentezza qua la si trova, ma nulla di trascendentale. Riusciamo comunque a spostarci senza problemi all'interno di tutto il campo di testo, quindi promosso anche su questo campo. Andiamo su un sito ancora più pesante, andiamo sul Corriere. Ecco fatto, richiediamo il sito desktop. E aspettiamo. Buona la ricezione Wi-Fi, così come buona anche la ricezione e le prestazioni del GPS. Vediamo un po', ok, sì, ci mette ovviamente un po' di più a renderizzare la pagina, vedete ancora è in fase di caricamento, lo vedete qua in cima, e comunque anche in fase di caricamento c'è davvero molto da caricare qua sul Corriere, noi riusciamo a spostarci, a muoverci senza particolari problemi di sorta. Ecco, diciamo che su siti così pesanti magari non è un fulmine, però guardate quanto ha dovuto caricare. Senza nessun problema. Direi che anche il browser web è promosso nell'uso occasionale, ma anche nell'uso un po' più pesante. Vorrei parlarvi di parte gaming, ma non posso. Questo perché? Perché se io vado nelle impostazioni, vi faccio vedere quanto è la memoria libera e su quale è possibile installare le applicazioni è di soli 2,21 GB. Questo implica che giochi pesanti come il nostro Ray Racing, ma anche Asphalt o comunque giochi in 3D pesanti non possano essere installati perché purtroppo, nonostante la presenza della memoria espandibile, qua quello è lo spazio dedicato alle applicazioni e non si possono installare in modo predefinito sulla memoria espandibile, quindi sulla micro SD. Già che ci sono, vi faccio vedere anche la versione di Android che è la 4.4.2, a breve arriveranno probabilmente 4.3 e 4.4. Per quanto riguarda le altre personalizzazioni di Motorola, sono davvero poche. Abbiamo questo ID Motorola, abbiamo la privacy Motorola e qualche applicazione preinstallata come Assist, come Alert, come il Migrate per passare i dati da un telefono vecchio a questo qua nuovo, e praticamente poco altro perché il software è fondamentalmente quello di Android Stock. Dove non è stock? Nella fotocamera, parliamo quindi di fotocamera. Vi dico che qua abbiamo poca personalizzazione, HDR automatico, possiamo settare l'esposizione, la fotopanoramica, la geolocalizzazione, la memoria predefinita, il formato 16 noni e 4 terzi e l'audio di scatto. Qui il tasto per girare i video che vengono girati a 480p. Adesso prendiamo un soggetto per vedere la velocità di scatto. Purtroppo il fuoco è fisso, quindi nonostante lo scatto veloce non avremo la possibilità di mettere a fuoco, soprattutto se siamo così vicini al soggetto. Avete comunque le prove nelle varie condizioni anche sulla nostra prova scritta. Entriamo nella galleria, vi faccio vedere i risultati di cui vi stavo parlando. Questo è quella che abbiamo scattato, come avete visto è rimasto a fuoco solo la tovaglietta dietro e non il soggetto principale. Qui il video, che anche qua potete vedere su YouTube, il risultato è abbastanza buono nonostante la risoluzione bassa, ma soprattutto molto buona l'acquisizione audio dal microfono qua sotto. E nelle foto con tanta luce in campo aperto, se non andiamo a zoomare troppo, il risultato è più che soddisfacente da questi 5 megapixel, non c'è la camera frontale. E come vi dicevo, anche qua problemi a mettere a fuoco la macro. Vedete,
Per quanto riguarda invece gli scatti all'interno, non abbiamo un rumore video così accentuato come si ci potrebbe aspettare in un terminale di questa fascia. Devo dire che con poca luce soddisfano abbastanza. Diciamo che comunque la multimedialità, la fotocamera, non è il core di questo telefono, così come non lo era il gaming. Usciamo dalla galleria, restiamo nella galleria e vediamo i nostri video di test. Vi dico che l'MKV a 720p viene riprodotto ma senza audio. Sentite, anzi non sentite. Mentre i 1080p, nonostante la poca potenza, vengono riprodotti senza grossi problemi. Audio. Diciamo che non è fluidissimo, ma comunque vengono letti. Guardate anche i contrasti, vedete qua qualche piccolo microscatto, ma comunque video molto pesanti. Non vengono riprodotti invece i DVX, come potete vedere. Se io clicco sul mio DVX di prova, non dice che è impossibile riprodurre il video. Per questo ci vorranno player alternativi. Andiamo ora a sentire la musica. C'è la radio FM che funziona abbastanza bene. Proviamo la nostra canzone di test. Apriamo e torniamo all'inizio. Può bastare, davvero potente e di qualità l'audio dallo speaker frontale. Davvero un'ottima cura messa sulla parte audio di questo Motorola Moto E. Quindi cosa dire in generale di questo smartphone? Assolutamente per 129 euro non esistono, o comunque è molto difficile trovare degli Android con simili prestazioni. Tutto gira molto fluido, tutto gira molto bene, non abbiamo problemi, abbiamo un'ottima parte telefonica, peccato solo per la poca memoria per le applicazioni. E poi abbiamo Moto G, col quale probabilmente faremo un confronto, a poco prezzo verso l'alto. Quindi diciamo che per quello che offre è assolutamente da promuovere. Bisogna vedere quali sono le vostre esigenze. Quindi per adesso è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e vi invito a mettere mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati con tutte le ultime novità. E per adesso è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.